Allora, cari amici ed amiche all'ascolto, diamo il bentornato a Tricarico. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera a te. Scusa la voce, un po' di mal di gola, questo tempo è il periodo. Ti va un po' di raccontarci di come è nato appunto il tuo nuovo brano dal titolo Generazione? Sì, Generazione è nato da quest'idea che se fosse la prima canzone che scrivo ti parlerei di cose semplici, di un giubbotto, di una moto e della mia generazione che è tutt'altro che semplice, per cui c'è un po' questo contrasto tra cose stereotipi del rock e anche la generazione, un stereotipo, vedi di U come generation, questa necessità, questo tentativo di parlare per una generazione che sta vivendo, secondo me, un momento difficile, in cui coinvolge poi tutte le altre generazioni, questo grande cambio di comunicazione, insomma, cioè, le tecnologie e tutto, e qui è un momento complesso, le emozioni, nelle idee, nella comunicazione, nella politica, nella finanza, però sì, dai. E che differenza trovi proprio umanamente invece parlando tra una generazione magari degli anni 80-90 e la generazione magari del 2000? Ma umanamente penso che non cambi nulla, cioè l'umano rimane sempre umano con tutta la sua sfera indicibile e dicibile e immensa di emozioni, sentimenti, contraddizioni. Quello che cambia di volta in volta, di epoca in epoca, credo che sia ciò che viene a galla, ciò che più viene in risalto, no? Con l'evoluzione, insomma, con la crescita, con la tecnologia, credo che tutti ci auguravamo e auguriamo che ci si evolva, no? si diventi sempre più padroni dell'istinto, della bestialità, però poi a volte ci si rende conto che forse questo è un contrasto con un obiettivo iniziale. Sai, l'isola di Pasqua, no? Dicevano, dove ci sono queste statue, sai, i monoliti con le facce. Avevo letto, non so se sia vero, ho sentito, che loro creavano questi monoliti per rendere più prospera l'agricoltura, solo che a furia di creare i monoliti abbattevano gli alberi, perché alla fine c'erano solo monoliti, non c'erano più alberi. E parlando appunto invece sempre di generazione, dentro il brano c'è un intervento orchestrale ispirato alla Sinfonia numero 9 del Nuovo Mondo, giusto? Sì, c'è questa citazione, è un mondo classico che secondo me rappresenta anche questo nuovo mondo in modo diverso, insomma, che stiamo andando a creare, che stiamo andando a vedere, insomma. E ti chiedo personalmente, ti piace il mondo classico? Sì, assolutamente, la mia formazione è quella, io ho studiato al Conservatorio di Milano, per cui passavo molto tempo esercitandosi classici da Bach, ed era un mondo affascinante, quello del conservatorio, un po' chiuso per certi aspetti, ma questa chiusura poi mi era stata anche utile. Per cui sì, trovo che sia un mondo affascinante, rituale, dove c'è merito, dove c'è grande... Non puoi fare il musicista classico se non ti dedichi, se ti improvvisi, bisogna studiare questo studio, sacrificio di piacere, di passione, di piacere mischiati assieme, mi piaceva quando facevo conservatorio, mi permetteva di avere a che fare con la musica, perché il mondo classico mi è stato di formazione, per cui è in me, mi dà sempre un piacevole ricordo di protezione e di grande possibilità per poi diventare ha permesso di scrivere canzoni, insomma. E parlando sempre anche di musica. E parlando appunto sempre di generazione, è uscito anche il videoclip sul tuo canale YouTube. Sì, è uscito non solo sul mio canale, è uscito dappertutto, mi auguro. E sì, un video molto bello dove c'è Paolo Rossi, che c'è un amico che fa questo cameo, dove fa il mio manager, che mi procaccia serate nei locali più strani, più folli, un karaoke. E poi c'è anche Fabio Pistoni degli Schianto, Studenti Bestia, che ci regala un cameo, per cui è un video dove ci sono più generazioni. Un video, insomma, da non perdere, in sostanza. Un video da vedere, curioso, dove non accade nulla, dovrebbe accadere qualcosa, ma non accade nulla. Come del resto le generazioni si ripetono, ma per quanto variano, certo alla fine ripetono sempre le stesse cose. Una cosa che mi piace pensare è che siano poi
pensieri dei singoli che riescano a superare le generazioni. Per cui la generazione di per sé, come finisce la canzone, dice la mia generazione che ha fallito, ma in generale tutte le generazioni falliscono agli occhi degli altri, delle successive, e forse di quelle del passato. Per cui è un augurio alla profondità individuale. E appunto Generazione si può anche acquistare in tutti i digital store, ricordiamo pure questo, giusto? Sì, credo che sì. E ti chiedo, hai anche già nuovi progetti in cantiere? Nuovi progetti, stiamo finendo l'album, che uscirà a marzo, e per cui in cantiere adesso c'è questa grande concentrazione mia, di Vittorio Corpensiero, su Bologna, della Panico Concerti, con cui stiamo andando a creare prossimi concerti che saranno a marzo, per cui il prossimo grande appuntamento mio è importante è questo disco e tutto ciò che poi ruota attorno a un disco, quindi concerti, presentazioni, fare in modo che si conosca, che venga conosciuta la canzone, le canzoni, insomma, per cui questo è il progetto più importante in questo momento per me. E poi ricordiamo che tutte le informazioni le possono seguire anche sui due canali social. Facebook e su Instagram per carico, cioè, ci sono tutte le informazioni che di volta in volta sottolineeranno, faranno sapere di ciò che faccio, che andiamo a fare, per cui verrà raccontato lì. Bene, visto che invece... Se no, mi chiami tu. Esatto. Invece noi adesso siamo in conclusione, appunto ci ascoltiamo Generazione, ma ti chiedo, ti va di farti tu il lancio radiofonico? Sì. Saluto da Francesco Tricarico su Radio Beat Music Generazione.